Ciao ragazzi, oggi andremo a realizzare una ricetta molto semplice ma molto molto gustosa. Andiamo a prepararla. Allora io ho preso coscia e sovracoscia. E così, cioè, ha un costo inferiore, però potete scegliere solamente i fusi o solamente le sovracosce. Ecco, quindi come prima cosa vado a dividere il fusello dalla sovracoscia, scusate. Ecco qua, con una coltellina. Poi io ho un piccolo macete per rompere l'osso, ma con un coltello grosso, insomma, riuscirete a farlo lo stesso. Eccoli qua, sono divisi, perfetto. Io ne farò due fusi e due sovracosce. Ecco qua, come prima cosa vado a spremere due limoni, e qui purtroppo non ho l'attrezzatura, ovviamente con uno spremi agrumi andrete meglio. Dopodiché questo succo, il succo di due limoni, andrò a filtrarlo con un colino e mi servirà appunto per fare il nostro pollo al limone. Eccoli qua, belli pronti, gli diamo una piccola battutina. Ecco qua. Così, dopodiché in una padella antiaderente vado a mettere un filo d'olio Evo e passo un fuso, così in modo che si unga un po' anche lui, cioè tutti quanti si devono ungere un po', ecco, così di giro. Abbiate pazienza un attimo, perché allora ci sono molte ricette, sono inflazionato anche questo piatto, in cui tolgono la pelle. Io la tolgo dopo perché vorrei un buon fondo di cottura, quindi che rilasci il suo grasso e i suoi sapori. Ecco, adesso ci vado semplicemente a mettere un buon pizzico di sale, che poi aggiusteremo in cottura, e un po' di rosmarino, un rametto così, giusto per aromatizzare. Ok, andiamo sul fuoco. Ok, adesso qua io giro il pollo, lo devo ben rosolare, come vedete, lo giro sempre su di esso. Ok, così. Allora su questo fondo di cottura ci vado a mettere la buccia dei due limoni, ok? Li ho diluiti un po' con l'acqua, ok? Li metto un po' tanto per aromatizzare. Adesso quando, come vedete, soffrisce di più, vado a sfumare con del vino bianco, semplicissimo, vino bianco da cottura, ok, sfumacchiata, ok, e facciamo evaporare l'alcol. Ok, ecco qua, diciamo che dopo mezz'oretta il pollo è pronto. Ogni tanto, se vi ricordate, irrorate con il suo fondo di cottura, e vi dico anche che c'è chi preferisce togliere la pelle prima di mettere i limoni perché si insaporisce meglio. A noi piace la pelle, ok? All'inizio ho detto che la toglievo, invece poi ho deciso di no. Quindi adesso vado a mettere il mio succo di due limoni e lo lascio, cioè lo giro un pochino ovviamente per insaporirlo, e lo lascio addensare. Ecco qua, la ricetta, diciamo, come vedete, è molto semplice, basta avere un po' di pazienza, insomma, così è molto semplice ma molto 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 gustosa. Allora, adesso, appena il mio fondo di cottura, che fate così che si insaporisce meglio, si restringerà, andremo all'impiattamento. Ed eccolo qua, finito. Ci mettiamo sopra un pochino, ovviamente, del suo succo, qua. Ed ecco fatto il nostro pollo al limone. Noi l'abbiamo già assaggiato ed è buonissimo, veramente. Con tutto ciò, anche se la ricetta è semplice, la trovate un po' dappertutto, comunque questo è il mio personale.
E quindi con questo vi voglio dire che, come al solito, vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e spero che, insomma, mi commentate se vi è piaciuta, non vi è piaciuta, solite cose. Lasciatemi tanti like che a voi non costano nulla, ma per me sono importanti per far crescere il mio canale. E basta con tutto ciò che vi dico. Ciao ragazzi e alla prossima!